Un fine settimana di eccessi, tante auto in strada, molte parcheggiate in doppia fila lungo le strade della Movida, locali pieni, lungomare gremito. Questa è la fotografia di Salerno che non ha fatto eccezione rispetto a molte altre città italiane. Il contributo delle forze dell'ordine è stato lodato dal sindaco di Salerno, ma le risorse umane a disposizione non sono illimitate, per cui saranno proprio i comportamenti individuali a fare la differenza in questa fase. Il primo cittadino Enzo Napoli invita tutti a mantenere alta la guardia in una fase in cui si innestano anche le riaperture di palestre, piscine, alberghi e spiagge. Uno dei nodi da sciogliere a stretto giro sarà proprio la gestione dell'accesso alle spiagge libere. In questo fine settimana ho girato per la città e ho avuto una sensazione che non mi ha pienamente soddisfatto. Per la verità, con l'assessore Loffredo, nei giorni precedenti abbiamo fatto visita ai bar, ai ristoranti che riaprivano i battenti dopo molti mesi di sofferenza. E per i ristoranti ho dovuto e ho potuto registrare, per quelli che ho visitato naturalmente, il pieno rispetto dei protocolli e delle normative di garanzia per loro e per i commensali, per i cittadini che si recavano, pienamente rispettati. Per i bar, anche lì c'è un rispetto, diciamo, delle distanze di sicurezza. Si è passati dalla somministrazione, delivery o da asporto, ora si può anche entrare, come voi sapete, nei bar. Ho visto che c'è una buona tenuta dell'igiene, un'attenzione all'igiene e quindi, però devo dire che ho avuto modo di verificare per strada, sul lungomare, sulla spiaggia di Santa Teresa, un affollamento importante che viene anche testimoniato dal fatto che c'è un traffico veicolare importante. Significa che è come se ci fosse stata una sorta di rimozione psicoanalitica di quanto è successo fino ad ora e quindi una sorta di liberazione anche emotiva. Questo è quanto di peggio possa capitare. Abbassare la guardia in questa fase significa riconsegnarsi all'azione terrificante del virus. Noi non possiamo consentirci azioni sciatte, disattenzioni, distrazioni. Dobbiamo ritornare, riguadagnare la nostra normalità, che purtroppo non sarà mai più quello di una volta. Dobbiamo imparare a guardare il mondo con occhi diversi. Dobbiamo riguadagnare questa nostra centralità con grande attenzione e grande prudenza, perché basta un errore per ritornare indietro. E questo noi francamente non ce lo possiamo consentire, e in termini di salute pubblica e in termini economici. Qui andiamo allo sfascio. Allora ciascuno di noi deve farsi carico di un surplus di responsabilità, avere un atteggiamento prudenziale, un atteggiamento razionale, ragionevole e razionale, e andare avanti in questi termini. Se ancora oggi vediamo gente che rifiuta il diktat di indossare la mascherina, insomma, siamo proprio a livelli incomprensibili. Ancora c'è qualcuno che non la indossa, qualcuno che la indossa sciattamente, qualcun altro che se la mette quando vede la gente. Noi abbiamo tentato di fare un'azione di moral suasion e ci siamo riusciti perché la cosa è andata bene. Abbiamo anche somministrato circa 200 sanzioni, mica poco, insomma, sanzioni anche dolorosette di 400 euro. Si paghi subito 280, ma diciamo comunque sono cifre che pesano. Ed è questa, per me doveva essere l'estrema ratio, però l'abbiamo adottata con fermezza. Ora, quando c'è una sovrabbondanza di gente per strada, una sovrabbondanza di traffico, anche i nostri agenti della Polizia Municipale, a cui va il mio fraterno ringraziamento, e gli amici della Protezione Civile, vanno in difficoltà. Vanno in difficoltà. Perché è impossibile reggere la spinta, controllare i ristoranti, controllare i mercati, e controllare la mascherina, e controllare l'assembramento. Insomma, qua non è che abbiamo un esercito, qua abbiamo un numero ragionevole di agenti che fanno il loro lavoro oltre ogni misura e quindi il resto lo deve fare la coscienza civile di ciascuno di noi. La cosa più semplice è dire occupatevi delle spiagge, occupatevi gli uomini non ci sono, insomma. Diventa veramente complicato, diventa veramente complicato.